Allora, salve ragazzi, oggi vi voglio parlare di questa casa qui e soprattutto di un modello in particolare. Ma per parlare di questo modello passiamo prima alle sue origini, che sono sicuramente vengono da più lontano rispetto a questa. Allora, questa è una penna, diciamo anche relativamente economica, una Caran d'Ache. È una di quelle penne fatta bene, costruita bene e che scrive bene. Quindi è un'ottima penna per chi vuole, diciamo, iniziare. Questa non è una recensione, queste sono impressioni di scrittura. Allora, se vi dico le mie impressioni, sicuramente lasciate perdere i colori fosforescente in questa versione, no? Così particolare. Il problema di questa stilografica potrebbe essere che non gli dovete dare fastidio troppo. Quindi la lavate serenamente, tranquillamente, senza nessun problema. Il pennino lo mettete dentro una schetta d'acqua, una goccetta di sapone, come detto, e basta. Se incominciate a sfrugliargli il pennino, quello che minimo vi può capitare è che rompete la sezione. Sicuramente avete il 50% di possibilità. Se poi il pennino lo staccate con il fusto e quindi fate questa cosa così, no? Perché siete dei bimbi minchia che volete sicuramente mettere le mani addosso a ste penne, e non ce n'è bisogno, perché questa è una delle penne che si può pulire tranquillamente sotto getto dell'acqua. Si consuma acqua in una vaschetta, non è questo il problema. Perché vi dico questo? Perché se andate a sfrugliare, metallo con plastica non vanno mai d'accordo. Quindi la sezione, innanzitutto, questa quindi va tolta nella dovuta maniera, non a mani nude, vi prendete la pezzetta di daino, quello che vi pare, la gomma, la sezione di una gomma vecchia, non ha importanza. Io ve lo sconsiglio, lavatela, perché questo come mio si rompe e poi sono problemi, e poi non ve la dovete prendere con la Caran d'Ache, ma con voi stessi. Allora, il problema di questa penna è solo questo: avere la giusta attenzione, ma come per tutte le stilografie, quindi plastica, metallo è un problema. Come impressione di scrittura, eccezionale, burrosa, pattina sul ghiaccio. Tutto qui, Riccardo? Assolutamente no. È arrivato un pacco. Io so, se no vi direi una bugia, di che cosa si tratta. Lo spero. Dice che stai... No, è il mio Opinel, chiaramente. Questa volta è andata bene, non ci siamo tagliati, come spesso succede nell'aprirlo, nel chiuderlo. Dice: ma perché sta cosa dell'Opinel che ci fai? Vabbè, dai ragazzi, è un mio vezzo, non arancione, capito? Allora, abbiamo aperto. Oh, eccolo qua. E adesso capirete perché vi ho fatto vedere questa Caran d'Ache. Ecco un'altra Caran d'Ache, e qui saliamo di livello, Écritor Retro. Cioè, io devo ringraziare Enrico dell'Aquila che me l'ha mandata. Io ti ringrazio, Enrico, non saprò come sdebitarmi. Chiaramente ritornerà al suo proprietario, sicuramente. Ma tu ti sei, come ti posso dire, ti sei fidato, io ti ringrazio. Enrico, non sapevi a chi regalarla, non sapevi a chi farla provare? All'Aquila non ci sono, Aquila, città martire, ricordiamocela, perché Aquila ha sofferto con il terremoto qualcosa che poche città hanno sofferto. Io mi ricordo che nella seconda guerra mondiale, dopo, si facevano le città martire per aver subito dei bombardamenti. Ecco, io vi devo dire che Aquila ha sofferto più di un bombardamento, è stata azzerata nella sua ricostruzione. I cittadini dell'Aquila hanno dato, e tutta la regione ha dato il massimo. Vabbè, ci stai facendo questo pippolotto? No,
Carandash, dai, ritorniamo alla Carandash. Scusa Enrico, ma ritorniamo alla Carandash. Terre, terre, terre. Mi piace, non ci posso fare niente, dai. Va bene, la vuoi aprire sta scatola? Ma sicuramente, sicuramente. Allora, scatola originale, chiaramente. Qui avremo tutta la le cartine dell'epoca, è vintage con la garanzia, libretto di istruzioni e di funzionamento. Ecco, a questo punto vi faccio vedere, io la richiudo, le vogliamo mettere un attimo a confronto queste due entità. Voi direte, vabbè, ma che vuoi mettere a confronto? Io infatti non le metto a confronto, però devo ringraziare Enrico. Vedete che la struttura, tutto sommato, questa è più snella sicuramente rispetto a quest'altra, ma noterete subito una cosa, lo vedete la sezione? Non è plastica, ragazzi, non è plastica. E questa, dice, è già una piccola differenza, questa è una grande differenza. Dice, ma nel pennino, ragazzi, questo è un pennino scolastico e vi ci trovate bene, perché la Carandash fa, insieme con la Faber-Castell, fa degli ottimi pennini. Questa l'abbiamo provata tante volte, ve l'ho fatta vedere tante volte, quindi non sto qui a... Allora, bellissimo, bellissimo. Guardate il... se si riesce a vedere il logo iconico della... Questa non è una penna, vedete? Perché è vintage, in quelle moderne avete la possibilità di scrivere con il cappuccio calzato, questa no. Ce ne senti il bisogno? No, ma ha letto nel pensiero, perché io non sento il bisogno, raramente scrivo con le penne calzate col cappuccio, anche perché ha il suo peso, e questa ha il suo peso. Vi metterò tutta la scheda tecnica, non essendo una recensione, la scheda tecnica, l'eventuale la recensione scritta ve la metto nel primo link apposito, ma le mie, vi ripeto, sono solo delle semplici impressioni di scrittura, quindi ottima l'impressione di scrittura che non ho fatto oggi, ma che vi metto anche i link di altri molto più autorevoli di me che hanno provato la Carandash 849. Io vorrei condividere con voi, se possibile, l'impressione di scrittura di questa. La dobbiamo inchiostrare. Io non ho, ahimè, non ho penne, non ho cartucce, sono poverissimo. Dice, ma sta a fare una battuta, che è una battuta, prendo da che è una Stadler, sempre questa è tedesca, andiamo invece sulla Svizzera, quindi la stacco da qua, poi la laverò prima di rimetterla a posto e la inserisco qua. È una cartuccia normale, avete visto? Dice, ma si può fare? Se ne avete le giuste competenze, se siete autorizzati, a me il vescovo mi ha autorizzato, lo posso fare. Scrive subito? No, non scrive subito, si mette in una cosa di gomma piuma, per esempio, come questa, no? Su un bicchiere, aspettate un pochino. Perché? Perché ha bisogno comunque che scenda. Allora, una cosa che non dovete fare, c'è chi lo fa, c'è chi predica bene e razzola male, è strizzare la cartuccia. Perché non si fa? Perché è vietato dalla legge. Cioè, in che senso, scusa, è vietato dalla legge? C'è una legge che non è scritta, ma che vieta questo tipo di contatto. Perché? Perché si rovina la cartuccia e non la potete riutilizzare. Cioè, ma perché si riciclano? Non è un fatto. Scrive subito, Madonna mia. Allora, ho anche un po' timore. Eccola qua. Con un quaderno Oxford, che è fra i più economici ed il migliore in assoluto, perché non, vedete, non traspare. Mettiamo a posto
cappuccio che l'aspira l'inchiostro, lo aspira. Chiedo scusa a tutti del mio italiano, che purtroppo io non sono nato in Italia, quindi si sente anche dal mio accento romanesco. Oddio, che impressione, Karandash e Cridor. Non è che è andata a vuoto, sono io che non ho premuto Cridor retro. Questa non è una penna, signori, questo è un gioiello. Una cartuccia, ma questo ci avrò messo un Pelican, io non ho grosse risorse. Un Pelican sicuramente un 4001, ma devo anche essere sincero, avrò ricaricato con che cosa, non credo un l'Aurora. Allora, si chiama Aurora ma non è l'Aurora, perché non ce l'ho, mi costa troppo l'Aurora. Sarà questo qua, nero di Lipsia, Schwarz Lipsing, che in tedesco io non vi dico neanche che cosa possa essere. Ci fai qualche ghirigoro, non sto premendo, ragazzi, non sto premendo, ma adesso lavoro, adesso provo, eh. Allora, il pennino logicamente è rigido, ma signori, sulla Oxford io sapevo di non avere problemi, non senti proprio il rumore. Questa non è una penna, questo è un gioiello. Questo siamo, per quanto mi riguarda, vicini alla perfezione. Cioè, le penne stilografiche di qualunque prezzo devono scrivere così, perché questa è una stilografica. Sto premendo un pochino, flusso liquido, ma la carta stessa non, e anche l'inchiostro che sto usando, Madonna. Vediamo scrittura reverse, che non ha nessuna, no, la scrittura reverse non ha nessuna importanza, però che quando la fatti ti rimani sempre un po'. Sto in scrittura reverse, ma logicamente si fa più fina. Vabbè, dai, l'impressione non è buona, è straordinaria, è un sogno. Quando vi dicono, ma che differenza c'è fra le penne vintage? Io devo chiedere solo a voi, io non ho la possibilità purtroppo per questioni, diciamo, per questioni, io non ho la possibilità di provare quelle nuove delle Cridor, ho solo le vintage, insomma, e qualcuno di voi mi dica come sono le Cridor. Hanno delle maglie anche straordinarie, c'è la milanese che, signori miei, è eccezionale. Cioè, ma è una questione, sì, è una questione esclusivamente di voi la vedete liscia, perché io ho delle telecamere fatiscenti, ma a occhio umano vi posso dire non è lavorata di più, è lavorata di più. Ma la milanese non è questa, è mala milanese, mamma mia. Sono dei gioielli, ecco, la Karandash fa dei gioielli. Però mi aspetto anche, poi dice, ma la Preppi, Emilio, la Preppi, ma che cazzo, scusa, non ho detto niente, Emilio, la Preppi, sì, la Preppi 4 euro, 6 euro, ma andate a cercare nei vostri cassetti, magari troverete un'Aurora della prima comunione, ma questa è l'Ecrito retro. Eccezionale, non fa parte di una collezione, ma è veramente qualcosa di unico. Io tu che, bocca al lupo, ragazzi, mi ha fatto piacere, grazie Enrico, non potevi farmi dono più,
quando ci vediamo te la riconsegnerò, ci mancherebbe, e a me resterà la Carandash. Io so che tu sei una persona generosa, ti sei fidato di me, ma stai tranquillo, ritornerà a casa, se la vorrai ben volentieri, e con un po' di dispiacere. Un abbraccio, salve a tutti. Impressioni di scrittura, non recensioni, mi raccomando. Bellissimo.